Leggiamo questi dati due problemi. Determina il numero x in modo che se al rapporto tra la somma del triplo di x con 6 e la differenza tra x e 1 si aggiunge la metà di x e poi si toglie 9, si ottenga la frazione x quadro meno 100 fratto 2x meno 2. Secondo problema. In un numero di due cifre la cifra dell'unità è 8. Scambiando tra loro le cifre si ottiene un nuovo numero che, diviso per il primo, dà per quoziente 7 quarti. Trova il primo numero. Gli ultimi due esercizi che andiamo a risolvere, tratti dal testo Lineamenti Map Blu della Matematica, il volume 1, degli autori Dodero, Bonocini, Manfredi e Fragni, della Ghisetti, Corvi, casa editrice, è in pratica la risoluzione di un'equazione frazionaria di tipo numerico, perché ci dice di determinare il numero x in modo che se al rapporto tra la somma del triplo di x con 6, somma del triplo di x con 6, il numero è pertanto indicato con la solita lettera, che poi sarà l'incognita dell'equazione, la x. Il rapporto tra somma del triplo di x con 6, triplo di x è 3x, sommato a 6 più 6, tra questo, e vediamo che cosa, la differenza tra x e 1, ovvero x meno 1. A questo rapporto, se aggiungiamo la metà di x, ovvero ci scriviamo più x mezzi, e poi ci dice anche, e poi si toglie 9, ecco cosa si ottiene, si ottiene in realtà, l'italiano del testo un po' lascia un po' a desiderare, la frazione, ce la dà il testo, la frazione che è x quadro meno 100 fratto, guarda caso, 2x meno 2. Cosa abbiamo ottenuto? Una normalissima equazione, un'equazione numerica fratta, nella quale poniamo 2x meno 2 diverso da 0, ovvero x meno 1 diverso da 0, quindi x diverso da 1 come condizione di esistenza dell'equazione fatta numerica che va sempre calcolata. Minimo come multiplo è 2 che moltiplica x meno 2, o 2 che moltiplica x meno 1, o anche detto 2 che, o anche si può scrivere 2x meno 2, 2 che moltiplica x meno 1 diviso x meno 1 è 2 per 3x più 6, è 2 per 3x che fa 6x, 2 per 6 fa 12, 2 che moltiplica x meno 1 fratto 2 x meno 1 per x è un x quadro meno x, se moltiplichiamo x per x meno 1, 2 che moltiplica x meno 1 diviso 1 fa 2 che moltiplica x meno 2, quindi 2x meno 2 per 9 è per meno 9 è un meno 9 per 2x è un meno 18x, meno 9 per meno 2 è un più 18 uguale, questo è x quadro meno 100. Per la regola della cancellazione, x quadro e x quadro se ne vanno, sommiamo le x, se x meno x fa 5x, meno 18x è un meno 13x, che è uguale, visto che 12 più 18 fa 30, trasportato a destra fa meno 30, meno 100 fa meno 130, moltiplichiamo ambedue i membri per meno 1, applicando, moltiplicando per meno 1 il secondo principio di equivalenza, si può riscrivere questa come 13x uguale 130, dividiamo a questo punto, ancora potevamo direttamente dividere per meno 13, in un colpo solo, no? Facciamo notare che 130 è 13 per 10, notiamo che rimane un x uguale 10. Allora il numero che ci chiede il testo è, rispetta la condizione di esistenza x diverso da 1, in quanto x non è 1, x 10, x uguale 10 è la soluzione di questo problema. Vediamo l'ultimo. Occhio a quest'ultimo problema, sempre riguardante i numeri di due cifre, ormai siamo entrati bravissimi, ci dice il problema in un numero di due cifre, la cifra dell'unità vale 8. Ora, vuol dire che x sarà la cifra delle decine, quindi il numero lo indichiamo come al solito x per 10 più 8. Allora ci dice, scambiando tra loro le cifre, no? Cioè in pratica ci sta chiedendo di scrivere 8 per 10 più x, questo ci sta chiedendo di scrivere il numero così, scambiando fra loro le cifre, ci ottiene un nuovo numero che, eccolo qua, l'abbiamo scritto, diviso per il primo, che abbiamo già detto è questo. Ci dà per quoziente una frazione che è 7 quarti. Trova il numero, naturalmente trova il primo numero, quindi quel numero lì, l'originale, il primo, il numero iniziale. Non c'è il resto, quindi il resto è nullo, quindi c'è solo il quoziente che è 7 quarti. Allora, scriviamo meglio l'equazione impostata, è questa qui. Dobbiamo naturalmente risolvere sia sul numeratore che sul denominatore della frazione algebrica che c'è. 8 per 10 è 80, quindi viene 80 più x fratto 10x più 8. Tutto uguale a 7 quarti. Il minimo comune multiplo è, evidentemente, attenzione, 10x più 8
lo dobbiamo porre diverso da 0 perché è il denominatore della prima frazione algebrica. Possiamo raccogliere il fattore comune un 2 e scrivere un 5x più 4 diverso da 0, ovvero 5x diverso da meno 4, dividendo ambedue i membri per 5, x diverso da meno 4 quinti. X diverso da meno 4 quinti è pertanto la condizione di esistenza di questa equazione, anche in questo caso numerica fratta. Dunque, il minimo e il multiplo pertanto è 4 che moltiplica 5x più 4, no? Vista la presenza di un 2 e un 4, 4 che moltiplica 5x più 4 diviso 2 che moltiplica 5x più 4 che è 10x più 8 fa 2, per 80 più x è 1, 2 per 80 che è un 160, 2 per x è 2x uguale, in questo caso 4 che moltiplica 5x più 4 diviso 4 è 5x più 4, quindi 7 che moltiplica 5x più 4. Risolviamo, abbiamo che 160 più 2x è uguale a, magari scriviamolo non a zampa di gallina ma un pochino meglio, io lo scrivo col braccio verso il basso o verso l'alto, quindi un po' di difficoltà, non è che lo faccio apposta, 160 più 2x è pertanto uguale a 7 per 5 fa 35, per x è un 35x, 7 per 4 è chiaramente un 28. Possiamo scrivere così, trasportare il 28 da destra a sinistra, andandolo a far diventare meno 28 e trasportare il 2x da sinistra a destra, facendo diventare meno 2x per la regola del trasporto. Otteniamo il seguente numero, otteniamo un 132 da una parte e un 33x dall'altra, come potete vedere. Di conseguenza, a questo punto, come al solito, possiamo applicare il secondo principio di equivalenza e dividendo ambi due i membri per il coefficiente davanti a x, quindi per 33, come gli anni di Cristo. Ecco, 33, 36esimi e 1 moltiplicato per x e x, se andate a fare questa divisione, la divisione fra 132 e 33 fa 4, quindi il valore di x trovato è 4. Se andiamo a metterlo lì, il numero sarà 4 per 10 fa 40 più 8 ed è 48, pertanto, tra l'altro x uguale 4, la soluzione dell'equazione numerica fatta rispetta alla condizione di esistenza, perché x non doveva essere meno 4 quinti, x uguale 4 quindi va bene, è compatibile, il numero pertanto è il numero 48. Abbiamo terminato con gli esercizi, i problemi di primo grado numerici tratti dal testo degli autori Dodero, Baroncini, Manfredi, Franni, della Ghisetti, Corvi, Lineamenti, Math, Blu della Matematica, il volume 1. Risolviamo, andrò a pubblicare qualche altro video ancora riguardanti sempre i problemi numerici di primo grado tratti, prossimo video, a partire dalla prossima, dal testo dell'autore Leonardo Sasso, Nuova Matematica a colori della Petrini. Ciao a tutti.